Buongiorno a tutti, friends, da vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, rispondiamo alla critica della settimana. Una critica che ci ha rivolto un ragazzo, un paio di persone, diciamo, dicendo ma tu sei troppo critico per i videogiochi, gli altri esaltano cose che tu demolisci costantemente, perché sei così? Ragazzi, perché ci sono delle sostanziali differenze tra quello che faccio io e quello che fanno gli altri. Adesso ne parliamo. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi, Super Corris and Friends. Potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Link di PayPal in descrizione. Fine mese faremo la donazione. Vi ringrazierò tutti quanti con nome e cognome di chi ha donato. E vabbè, se volete sostenere il canale, ci sono gli abbonamenti, potete apparire anche voi sulla home del canale, abbonatevi, oppure ci sono tanti altri metodi, ragazzi, tutto ciò che raccimoleremo verrà speso qua dentro per migliorare il canale, io in tasca non mi devo mettere nulla. Allora, perché c'è questa critica mia, mentre gli altri vi dicono che le cose sono belle, io le critico? Perché purtroppo voi dovete capire che al mondo d'oggi non è più come una volta. Quando negli anni 90 io leggevo le riviste di videogiochi, e ve l'ho fatto vedere l'altra volta, ce n'ho centinaia, le riviste spesso stroncavano giochi che a me piacevano. Io mi ricordo GoldenEye 007, che io reputo uno dei 10 giochi più belli che abbia mai giocato. Mi ricordo prendere un voto scarso di 8, 80. 80 all'epoca era un voto basso. Se non stavi sul 90 in più, i giochi non erano dichiarati belli. Fu definito come un mezzo flop. Io mi ricordo tanti giochi che io veneravo definiti male, definiti flop, giochi non all'altezza. E questa è una cosa che è stata fatta anche per le grandi produzioni. Perché le riviste di videogiochi erano così rudi, cattive, erano così pignole? Perché non c'era da vendere nulla. Ricevevano i giochi e i giochi glieli mandavano anche se ne parlavi male, perché comunque era l'unico metodo delle software house per farsi pubblicità. E loro, se volevano, li stroncavano. Mi ricordo anche grandi produzioni essere stroncate a livello di voti dalle riviste di giornali dell'epoca. Perché questa cosa ora non si può fare più? Perché su YouTube purtroppo il 90% dei personaggi che hanno canali YouTube e parlano di videogiochi sono influencer. Cosa cambia rispetto allo YouTuber indipendente che parla in maniera assolutamente sincera, si compra la roba e la giudica? Cambia che l'influencer ti deve sempre vendere qualcosa. Quando vedete i grandi unboxing, arrivati il volante, arrivata la postazione, arrivano i giochi in anteprima, provati in anteprima, quelle sono cose che le ditte mandano. In primis te la regalano, l'oggetto in sé ti regalano. Molte volte ci sono proprio dei contratti di sponsorizzazione per quel canale, tipo il grande YouTuber che corre, c'ha la sponsorizzazione con la Fanatec gli manda i volanti gratis e lo paga. C'è un contratto che, dove c'è scritto quello che lo YouTuber deve fare e deve dire, e quello che non può dire e non può fare. Come accade ovunque, ragazzi, Fisichella, quando abbiamo fatto l'intervista a Vallelunga, ha detto: "Corrà, non posso parlare della Formula 1 attuale. C'è un contratto che mi vieta di parlare della Formula 1 attuale." Lui è sotto contratto con Ferrari, non lo può fare. È automatico che io, influencer, devo parlare bene della roba che mi arriva, perché se ne parlo male, quella ditta si riprende la roba e non mi paga più, anzi, probabilmente mi denuncia pure, devo pagare pure una penale, quindi... Il fatto che grandi YouTuber parlano bene a prescindere di tutto e di più è evidente che è un sintomo che vi devono vendere la roba, perché io ti parlo bene di quel prodotto già solo se tu non te lo compri con Instant Gaming, Amazon, tutti i link che c'hanno in descrizione. Io vengo pagato comunque dal produttore e sono fior fior di soldi, ragazzi, perché grandi canali YouTube vanno avanti con le sponsorizzazioni, non con le visualizzazioni, perché se mettete la cifra orientativa di 1 euro ogni 1000 visualizzazioni video, fatevi il calcolo. Gente che fa video neanche tutti i giorni, come fa a guadagnare da YouTube? Con le sponsorizzazioni. È quello che fa fare i soldi agli YouTuber o agli streamer. La grande sponsorizzazione, molto più che il guadagno netto dei video. Perché tu sei seguito, le ditte si interessano a te e ti dicono: "Fanatec, io ti do 1000 euro al mese di stipendio e ti do il volante. Tu giochi con i miei volanti e metti sempre in mostra i miei volanti e ne devi parlare per forza bene." Questo purtroppo è un qualcosa che si è diffuso ovunque. Lo dice sempre Falconero, lo dicono YouTuber indipendenti, che poi sono gli unici che ti criticano i prodotti quando è giusto criticarli. Gli unici. Noi siamo criticati perché non diciamo alla gente quello che si vuole sentire dire. È sbagliato? No, non è sbagliato fare l'influencer o farsi pagare, capite il discorso? È sbagliato dire: "Io faccio il lavoro di critico dei videogiochi e sono obiettivo." Non lo devi dire, perché se tu fai credo, oppure quando fanno le battutine contro quelli come noi,
Non le devi fare le battutine perché tu sei nella parte del torto quando giudichi, perché tu non stai giudicando in maniera obiettiva. Tu stai giudicando in base a quello che ti viene detto di fare. Ragazzi, è inevitabile che sia così. È la legge del mercato. Ovunque si va, qualsiasi cosa si fa, se c'è uno sponsor, c'è qualcuno dietro, tu di quello devi parlare bene. Dato che oggi, ripeto, si guadagna, ma anche nell'ambito fitness, io sto pure nell'ambito fitness, a me mi hanno contattato, le ditte, sponsorizzo quello, quell'altro, devi parlare così. No, non accetto. Non parlo bene a prescindere di roba che a me non piace. Infatti abbiamo fatto naufragare un accordo possibile con Prozis perché mi erano state imposte cose che a me non piacevano. Ho detto, bah, fermo, sta apposta così. Saluti e ci arvedremo in futuro. Perché io se devo mentire non mi piace, non è mentire, è comunque dire sempre che è tutto bello, tutto fantastico. Quando io ho fatto dei video, ho detto Prodis c'ha delle cose buone ma c'è delle cose che sono immondizie, non l'avrei potuto più dire, ed è la verità. Allora, io sono voluto rimanere indipendente, anche io potrei contattare le ditte, potrei rompere i coglioni a destra e a sinistra e farmi mandare la roba gratuitamente oppure farmi sponsorizzare, non mi interessa, perché come Falconero e pochi altri, noi siamo quella parte di youtuber che vogliamo dire le cose sinceramente. Perché devo dire, io quest'anno, se avessi pure lautamente pagato, se avessi dovuto dire una cazzata tipo Formula 1 23, un bel gioco, ma io raga mi sarei dovuto violentare psicologicamente, sarei stato male. Perché avrei detto una gran cazzata, invece me lo sono comprato il gioco e l'ho potuto demolire, perché è un gioco da demolire, un gioco che non ha senso di esistere nel 2023, è il... Con MotoGP sono lo sbratto più totale dei videogiochi che sono usciti quest'anno. È uscito Forza Motorsport, è inguidabile. Le persone obiettive, quelli che non hanno contatti con le ditte, vanno detto la verità. La gente ci ha giocato 10 minuti. No, è bellissimo, fantastico. Grazie. Vengono pagati per dire quello. Siete voi che non capite dove venite a criticare, venite a scrivere gli insulti. Che volete scrivere gli insulti? Chiunque l'ha giocato sotto i miei canali, trovate centinaia di commenti di gente che l'ha giocato con tutti i tipi di volanti, con tutti i tipi di pad. Hanno detto che fa cagare. Allora siamo tutti folli. C'ha ragione, quello che ti deve vendere il prodotto perché viene pagato da Microsoft, che arrivi il gioco, arrivi la 1000 euro sotto, dici guarda, sto gioco, e ti dice bello. Io che sono stato obiettivo nel fare 10.000 video, provarlo con tutti i volanti, provarlo con i pad, provarlo in tutti i modi, io sono stupido, capite? Che in una settimana ci ho giocato 40 ore, sono lo stupido io. Quello che ha fatto il video di 10 minuti c'ha ragione, giustamente. Questa è la mente bacata delle persone, perché voi volete sentir dire quello che volete voi. Sei fan di Forza, non si può criticare Forza. No, allora vai su altri canali. Ci sta, chi ti dice che è tutto bello, tutto fa. Vai su altri canali. Qual è il problema? Io sono indipendente, ho sempre detto. Vedete perché io sto chiedendo, vi chiedo se volete fare un abbonamento, una donazione. Per il semplice motivo che voglio rimanere indipendente. Perché due sono le strade. O rimango indipendente e posso gestire i miei canali pagandomi tutto da solo, comprandomi i giochi, essendo obiettivo. Se no, ragazzi, anch'io sono costretto poi a contattare le ditte. A me i giochi me li mandano perché mi hanno sempre detto di sì. È raro che qualcuno mi ha detto di no. E se me l'ha detto di no, dopo poco mi ha ricontattato e me l'ha mandato lo stesso. O se no, dobbiamo diventare anche noi influencer come tutti, ma a quel punto non c'ha senso. Ragazzi, ecco perché io sto dicendo: aiutate il canale, una piccola donazione, un piccolo abbonamento. Fa tanto, perché a fine mese c'hai 100 euro di più, allora ci compro due giochi di più. Ci compro la pedaliera, ci compro le cuffie, ci compro quello. Qua abbiamo speso migliaia di euro col mio guadagno in questi anni, che io non ho speso nulla, non sono andato in giro, non sono andato a fare nulla, né vacanze, né cene, né pranzi, né niente, per comprare tutto quello che avete visto. Mo da solo non ce la faccio più a sostenermi. Ecco perché vi dico, io da non influencer voglio continuare a essere indipendente. Ma l'anteprima di Formula 1 tu st'estate non l'hai giocata. Sti cazzi, perché devo giocare l'anteprima e leccare il culo a EA Sports per poi doverne parlare bene? Non ho giocato l'anteprima, l'ho portato tre giorni prima, come sempre. Posso dire quello che voglio. WRC, non hai giocato l'anteprima, non è un problema. A me di giocare una demo di 20 minuti, un mese prima che esce il gioco, non mi interessa, me lo compro, me lo gioco ora che esce in anteprima e lo giudico per quello che è. Quindi, vedete, raga, è inutile criticare, tu sei cattivo con i giochi. Ad oggi cosa sta uscendo? Abbiamo visto pure Spider-Man è la stessa cosa di Spider-Man 2 e Spider-Man 1. Piccoli ritocchi grafici, sempre lo stesso gioco. Cioè sta uscendo dell'immondizia totale e noi dobbiamo essere permissivi con questa gente qua. Esce Forza Motorsport, ti promettono che è il gioco più realistico su Next Gen, c'era una guidabilità pazzesca, è ingiocabile. Esce Gran Turismo, c'era stato promesso un'evoluzione, Gran Turismo Sport con 4 modifiche in croce. Dobbiamo essere indulgenti. Esce Formula 1 da 4 anni, lo stesso gioco, gli stessi menu, le stesse modalità. Dobbiamo essere indulgenti. No. Esce MotoGP, è inguidabile. Levano anche la parte storica, che era l'unica cosa che comunque te lo faceva comprare a cuor leggero. Season 9, ste puttanate. Dobbiamo essere indulgenti. No.
Esce Spider-Man, costa 80 euro, non sono indulgente, non l'ho comprato, lo volevo comprare, godermelo perché comunque sono un appassionato dei supereroi, non lo compro più. Quando esce sul Plus gratis fra un anno me lo gioco. Perché bisogna essere buoni Starfield? Starfield, ragazzi, è un gioco che a me non mi è piaciuto, non l'ho giocato più, basta, l'ho levato. Ho capito, intuito che c'era un grande potenziale nel gioco, non l'ho giocato più. Non mi piace giocare giochi in 30 fps quando potevo andare in 60. Sta a posto, voglio. Quando però la gente non si ricorda che Unbound l'ho esaltato, quando è uscito Need for Speed l'ho esaltato e ho dato tantissimi voti alti. WRC Generation all'epoca l'ho esaltato e lo continuo a giocare. The Crew Motorfest l'ho esaltato, ho detto che è un gran gioco e bello pure da giocare. Forza Horizon 5 l'ho esaltato, ho detto che è un gran gioco e bello pure da giocare. Quanti giochi ho esaltato io che nessuno si ricorda? La gente si ricorda solo i giochi che io ho demolito con delle ragioni, perché non ho detto fa schifo e basta. Io vi ho dato i dettagli. Sto gioco non mi piace per questo, 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 questo e questo. PES, quando comprai PES 21, io l'ho esaltato all'epoca perché piaceva tantissimo, molto più di FIFA. Quindi, io sono stato sempre obiettivo nell'esaltare i giochi quando ne valeva la pena e demolirli quando ne valeva la pena. Il primo Truck Driver l'ho esaltato quando l'ho preso su PS4 perché mi piaceva tantissimo. Perché lo trovavo un gioco davvero fatto bene. Ora è uscita la versione PS5 a cacar, l'ho demolito, come giusto che sia, perché è un gioco di 60 euro che non si può giocare. Che fa cagare da tutti i punti di vista. Andate a vedere se quello che ho detto io sulla grafica, sulla giocabilità, non si rivela poi vero. Certo, arrivo quelle che il man, perché le clucula la dit, ne deve parlare bene, per forza. Ma quello non è un lavoro di critico, quello è l'influencer che sta là, è tutto, tutto bello, tutto fantastico. Ragazzi, come in Formula 1, il mio canale è l'unico che critica continuamente quando c'è da criticare. Sono stato il primo a esaltare Ferrari nelle giornate d'oro, il primo a dire quando no, è tutto bello, tutto fatto, Ferrari è migliorato, vi dico le puttanate, per non farsi nemici, ma così non cresci mai, così rimani sempre un leccaculo. Dato che noi leccaculi non li vogliamo fare, diremo la verità, non vi va bene, nessuno vi chiama su questi canali a vedere questi video. Ciao, voglio.